Oggi proveremo il percorso della medio fondo della 9 colli e proveremo anche questi pantaloncini. Tu, Yuri, avrai i body fit con il fondello TC Pro. Poi, aspetta, la cosa grande di questi pantaloncini è la bretella. Guarda, larga così, fantastica. Sta su bene, questa è veramente una cosa grandissima. Fantastica. E invece tu, Antonio, avrai il Total Comfort con il fondello, sì. Total Comfort. Tra l'altro ci sono queste gocce di silicone che non ti fanno. Sono veramente molto utili. E te serve, avendo la gamba portentosa, ti faccio giù, vero? Vabbè. Siete pronti? Sì, ma perché sempre alle 6 del mattino? Si può partire un po' più tardi? Non lo so neanch'io, si potrebbe partire più tardi. Però. Buona idea, petizione per partire più tardi. Partiamo più tardi. Ho sonno. Siamo all'inizio della prima salita della 9 colli, siamo a Bertino Oro e qui gli animi caldi dell'inizio gara iniziano un po' a tranquillizzarsi, inizia la salita a mettere ognuno alla sua posizione, ci si leverà poi manicotti o smanicato che sia e si inizia la prima salita. Allora questa salita si chiama polenta, quindi cerchiamo di prenderla un polenta, capito? Quindi non cercare gli animi caldi, ok, io sono abbastanza caldo quindi mi voglio togliere il hot pack perché poi magari lo rimetto in discesa. È un po' lenta ma molto calda, però visto che il caldo comincia a arrivare io il manicotto me lo abbasso perché ormai siamo a posto, siamo caldi, ecco, e soprattutto perché almeno pesa meno. Il problema è che non è manicotto, io ho cotto i polpacci. Le mani? Mani bene, grazie. Mani bene. Tutto bene, grazie. Simpatico, eh? Lento e simpatico. Polenta, andiamo. Come sai, sono del nord, quindi la polenta la conosco molto bene. Però 8 km polenta, sinceramente, mi sembra un po' esagerato. Comunque per me sono più di 9 colli, oh. No, troppo poco, già ho fatto 4 salite. Sono molti più di 9 colli. Qui inizia il barbotto, mancano 5 km per arrivare allo scollinamento e inizia questa salita, la salita simbolo e decisiva anche della 9 colli. Sì, però aspetta, prendiamola con calma, cioè, visto che sono 5 km, non partiamo subito forte, cioè, visto che poi anche la prima parte è tosta. No, io direi tosta. Di fare proprio, cioè, è tosta piano, l'ultimo pezzetto che è piano. Al 18%, però non cominciare a scattare adesso. No, partiamo piano, a metà andiamo piano e la finiamo piano, come strategia. Pensavo fosse in salita, non piano. Andiamo, vai, facciamo partire piano. Piano. Andiamo. Comunque qua c'è un bar, no? Quindi dopo il botto ci fermiamo un attimo. Bene, siamo arrivati in cima al barbotto, che è la quarta salita della 9 colli, abbiamo fatto il polenta,
Pieve di Rivoschio. Non ricordo bene il Pieve di Rivoschio. Molto attaccato. Esatto. Ciola. Oh, io ci ho lasciato là le gambe, però. Cioè, dobbiamo tornare. Su Ciola o su Pieve di Rivoschio? Su Ciola. E siamo arrivati qui, è il punto chiave per, in sostanza, per tutti e due i percorsi, sia per il percorso medio che per il percorso lungo. Chi, i primi che scollineranno per botto, avranno tutte le carte per giocarsi la corsa, in sostanza. Da qui, nei prossimi 10 km ci sarà anche il video, appunto, che ci farà decidere se scegliere il percorso medio. Ecco, cerchiamo di non sbagliare. Esatto. Non sbagliare mai il video. Il video. Io penso di arrivare già deciso, insomma. Ho già deciso, secondo me. Anch'io, oggi ho deciso che farò anch'io con voi il percorso medio. Oggi ho deciso che invece il Barbotto è sempre una gran salita, anche difficile, si vede anche qui nella scritta Il mito crudele del ciclista. L'abbiamo affrontato e battuto ancora una volta. Però ecco, da qui poi è tutto più semplice, perché si arriva a fondo a Cesenatico in una volata, ma gli ultimi metri del Barbotto sono davvero impegnativi. Sì, sì. L'ultimo chilometro la pendenza media è del 15%, anzi alla fine arriva fino al 18%, quindi è sicuramente molto impegnativo, però ci sarà tanta gente che ti dà un grande entusiasmo e quindi... Una grinta. Cercherai di non puoi fare brutta figura. No? Esatto, non puoi andare a zizzaghi innanzitutto, perché sennò fai brutta figura. Non puoi mettere giù il piede, mai, mai. Proprio, mai. E quindi insomma cerchi di stringere i denti più che puoi. Via, viva il Barbotto. Andiamo al bivio. Andiamo, vai. Oh, che fai, Antonio? Io sto aspettando gli altri 5, perché io voglio essere tra i 6 che torna. No, ne bastano 3, Andiamo. Ma tornate con me, dai. 2 secondi andiamo, dai. Bene, siamo tornati a Cesenatico, oggi abbiamo pedalato sul percorso medio della Nove Colli, abbiamo individuato i punti più critici e più importanti del percorso e ci siamo divertiti. La cosa importante è pedalare con l'abbigliamento giusto. Oggi abbiamo testato questi nuovi materiali e siamo arrivati fino a Cesenatico nel migliore dei modi. Devo dire che è stato importante utilizzare questi nuovi pantaloncini con il fondello nuovo, che non l'avevo mai provato, e avendo così pochi chilometri in bici devo dire che mi hanno salvato le chiappe, e questo non è male. Poi obiettivamente non è per essere, però cioè, sta molto bene a me questo abbigliamento, perché sono il più bello di tre, quindi questo sì, è chiaro, diciamo. Comunque, vuol dire che a me non sta male. Comunque il nero sfina, non è che non ti esaltare troppo. Comunque abbigliamento, slancio, che mi serve che slancia, mi serve che slanci verso l'alto. Comunque abbigliamento giusto al momento giusto, quindi prima di affrontare una salita magari bisogna aprirsi un attimino e soprattutto ricordarsi, visto che ci sono discese anche importanti, di coprirsi bene con una giacchetta, con un hot pack. Esatto. Hot pack. Consigli meravigliosi, quindi noi vinciamo le Nove Colli quest'anno. Voi vincerete sicuramente la Nove Colli. Aspetta, smonta un attimo la gamba, mettimela su di me. Il cuore, mettimi il cuore. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Ciao.